Buonasera amici, benvenuti a Leader. Siamo in compagnia del dottor Massimo Mulattieri, titolare e fondatore dell'azienda Mulattieri Creation. Buonasera e benvenuto, dottore. Buonasera, dottor Columbro. Di cosa si occupa la sua azienda? Allora, la mia azienda si occupa di tende per la, principalmente per la nautica, da interni, e di serramenti di pregio di alta qualità. Per il civile? Per il civile, esattamente. Quali soluzioni offrite alle vostre clientela? Dunque, noi a livello di tenda facciamo un prodotto esclusivo e molto particolareggiato che va ad essere personalizzato proprio sul progetto e sulle esigenze del cliente, nei minimi dettagli, quasi maniacali. Qual è la vostra mission? Beh, la nostra mission è farci ricordare dai nostri clienti come persone per bene. Al di là del prodotto, al di là di tutto quello che magari è successo di positivo durante tutto il percorso, quello che ci conta, quello che ci fa la differenza. A livello umano, cioè, quindi, livello che umano. Vi ricordino per come siete, bravissimo, come persone, insomma, no? Sì. Quali tipologie di mercato coprite? Copriamo una tipologia di mercato, italiano, però i prodotti vanno in tutto il mondo perché, specialmente sulle imbarcazioni, le imbarcazioni possono essere destinate in tutto il pianeta, quindi... Sono imbarcazioni da crociera anche, oppure piccole imbarcazioni? Sono piccole imbarcazioni dai 30 metri ai 100 metri, diciamo. Private, quindi? Private, generalmente private. E voi avete anche delle soluzioni domotiche, no? Sì. Tutti i nostri prodotti, appunto, tutti, un 80% dei nostri prodotti sono realizzati con motori automatizzati, con motori che sono già compatibili con domotiche, Connex, eccetera. E, appunto, già tutte le predisposizioni sono pronte per poi far intervenire i vari tecnici a fare gli scenari, eccetera, per quello che riguarda la domotica. Come nasce la vostra azienda? Allora, l'azienda nasce alla fine del 1982, quindi un'azienda giovane di una quarantina d'anni, fatta di persone oggi come allora. Dico di persone perché comunque ho puntato molto sul valore umano, sul valore delle persone, perché sono quelle che realmente costruiscono l'azienda, al di là dei macchinari, al di là, certo, delle attrezzature, eccetera. Tutte persone scelte, tutte persone che sono molto contente di lavorare nel nostro ambiente, perché comunque io stesso ho voluto una, ad esempio, la nostra azienda, la nostra nuova sede è un grande capannone che è stato acquistato. Dove si trova? A Sarzana, in provincia di La Spezia. Ah. E ho voluto fare in modo che ogni persona che lavora dalla sua postazione potesse vedere il cielo, potesse vedere fuori. Perché? Perché stimola molto la creatività, quindi questo senso di continuità con l'esterno. Noi abbiamo bisogno di creatività perché realizziamo manufatti, e quindi è diverso da stare 8 ore al giorno. Quindi voleva dare uno stimolo, insomma, in più. Uno stimolo. E poi sono stati climatizzati anche gli ambienti di lavoro della produzione. È stato tutto pitturato in bianco. Cioè, per dare proprio, ovviamente lavorando 8 ore in un'azienda dove la maggior parte del tempo che si ottiene si passa a pensare, a creare soluzioni, esatto. Quindi è importante avere un ambiente che faciliti, sì, questa funzione. Anche questo è un plus, diciamo, certo, di qualità per chi lavora per noi. Ecco. Assolutamente. Voi avete delle soluzioni ecosostenibili? Assolutamente sì. Diciamo che la parola ecosostenibile a me non piace personalmente molto. Ho sentito parlare di armonia da diverse persone e la sposo molto di più, perché armonia è una parola che deve essere, viene armonizzata proprio nel contesto di lavoro, deve essere integrata, l'ecosostenibilità appunto deve essere integrata con quello che facciamo tutti i giorni. Stiamo partecipando a un programma, noi lavoriamo molti tessuti e stiamo partecipando a un programma di ridare vita al tessuto di scarto che non utilizziamo, che è tanto. Perché, un riutilizzo, ad esempio c'è un'azienda che fa bambole, che ci ha chiesto, noi gli cediamo gratuitamente questi materiali
che sono materiali per lo più naturali. Quindi... che vengono utilizzati da questa azienda. Esatto, quindi questo è molto importante. Quali innovazioni avete apportato in questi ultimi anni? Questi ultimi anni abbiamo fatto un percorso di innovazione 4.0 con dei macchinari ad alta tecnologia che vengono in pratica comandati dagli uffici tramite software, eccetera, e con un miglioramento dal punto di vista produttivo, ma soprattutto anche dei momenti di concentrazione di lavoro, tali da riuscire ad assolvere i problemi dei picchi e comunque tenendo la qualità altissima. Senta, ma come si diventa leader nel suo settore? Beh, leader, io penso, ho fatto la mia ricetta, penso che comunque il merito sia sempre dei collaboratori, perché comunque le persone che lavorano e fanno il prodotto in pratica sono felici, sono ben pagate, sono persone che ci mettono l'anima. Il nostro prodotto ha un'anima a tutti gli effetti, una spiritualità che quando viene installato nelle varie destinazioni dove deve andare, penso che la perpetui e la trasferisca anche a chi lo ha acquisito. E questo è molto importante. Pensate a chi invece è costretto a lavorare in ambienti angusti, in situazioni sottopagati, che maledicono in ogni momento quello che fanno. Certo, un lavoro gratificante è per tutti una cosa molto importante, no? Fare un lavoro che ci piace, in cui c'è passione, e un ambiente facilitato e comunque armonioso, come lei diceva prima. In armonia, perché le persone vivono bene insieme, perché poi è abitato anche da altre persone che come loro, tra di loro, diventano collaboratori e non, certo. non c'è agonismo, diciamo, perché comunque è un team che deve, se vince, vince il team, non è che uno scappa, fa il cane sciolto. Certo, cioè, c'è una collaborazione, creatività comune in un certo senso, esatto. No? Senta, avete progetti futuri? Certamente, i progetti futuri sono legati molto ad aumentare i servizi, perché comunque ci aspettiamo sempre di più dalla clientela, ma la clientela si aspetta molto da voi anche, molto. Certo. E quindi vogliamo creare dei servizi nei servizi proprio per migliorare questo aspetto. Il prodotto ha già una buona collocazione sul mercato, è sempre fatto tailor made, quindi completamente su misura e su customizzato anche. Abbiamo stampanti 3D per realizzare i nostri accessori particolareggiati, eccetera, e quindi fare una bella combinazione tra una situazione e l'altra è veramente interessante. Penso vincente. Bene, la ringrazio, le auguro buon lavoro. Grazie alla lei, prossima, grazie di averci interpellato. Buonasera amici, benvenuti a Leader. Siamo in compagnia del signor Gerry Talozzi, responsabile sviluppo business della società MS. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei. Dunque, di cosa si occupa la sua azienda? Allora, l'azienda si occupa di produzione di mobili in legno per il settore dell'arredamento, prevalentemente dedicati a grandi strutture, grandi appalti, quindi come grattacieli, residence, hotel e negozi. Noi ci occupiamo di tutto quello che è il mobile contenitore, quindi parliamo di cucine, armadiature, mobili da bagno ed espositori. Quindi già arredati, diciamo, appartamenti che sono già semi-arredati. Assolutamente, noi provvediamo tutto quello che è il mobilio destinato all'arredamento delle strutture. Come nasce l'azienda? L'azienda nasce nel 1979 dall'iniziativa del signor Sauro Macrolei, che è stato fondatore e a tutt'oggi unico proprietario dell'azienda. Nasciamo come produttori di componenti ed accessori in legno per l'industria del mobile, dei quali oggi siamo partner e fornitori di grandi gruppi industriali. Poi l'evoluzione c'è stata nel 2010, quando abbiamo intrapreso un nuovo progetto, che è appunto quello di fornire mobilio completo per grandi appalti nel residenziale, nel commerciale retail. E l'azienda dove si trova? Si trova ad Osimo, in provincia di Ancona. Il vostro core business qual è?
Allora, noi ci occupiamo di sviluppare capitolati tecnici, quindi tutto quello che coinvolge materiali e finiture destinati appunto all'arredamento di questi grandi appalti, in collaborazione con grandi studi di architettura, e poi seguiamo passo passo tutto quello che è diciamo lo stato di avanzamento del cantiere, quindi passiamo per una programmazione della produzione, logistica, spedizione fino all'installazione. La materia prima da dove proviene? Allora, ce l'abbiamo sia natura italiana e la importiamo anche dall'estero in base a quello che è... È certificata? Assolutamente sì, è certificata perché prestiamo attenzione a tutto quello che è la natura stessa della provenienza, quindi vogliamo che sia una provenienza controllata così che possiamo fornire ai nostri clienti tutto quello che è lo stato del prodotto finale. E quindi i clienti e i mercati di riferimento quali sono? Allora, noi nasciamo rivolti al mercato Italia, poi pian piano abbiamo sviluppato joint venture estere con le quali appunto abbiamo intrapreso questo nuovo modello di business che ci vede fornire non più singoli componenti ma bensì mobilio completo per quelli che sono appunto questi grandi appalti e strutture nei vari stati del mondo, quindi. Residenziali, sì. Senta, come si diventa leader nel suo settore? Sicuramente è un percorso che richiede tanta energia, richiede saper valutare i momenti critici del percorso e della storia dell'azienda. Quindi noi riteniamo che le tecnologie da adottare siano importanti, sapersi misurare con quelle che sono le richieste di mercato, avere attenzione, saper innovare e quindi comunque ecco, mettere a disposizione del cliente quella che è la ricerca di un prodotto personalizzato che appunto faccia la differenza nel mercato. Sartoriale quasi, diciamo, no? Assolutamente. Cioè soddisfare il cliente in quelle che sono le proprie esigenze, diciamo così. Assolutamente sì, noi veniamo coinvolti in quello che è effettivamente la personalizzazione quasi estremizzata di un prodotto che coinvolge tante variabili, soprattutto quella di qualità e di design. Quindi il nostro compito è quello di semplificare il ciclo produttivo, ma mettendo il cliente in condizione di ottenere quello che ricerca. Quindi questa è un po' la vostra filosofia aziendale? La filosofia aziendale sì, è assolutamente quella appunto di rivolgersi a chi cerca un prodotto che faccia la differenza, quindi che venga prodotto su quelle che sono le specifiche e soprattutto un'altra cosa, quella di dare importanza ai collaboratori. Qui faccio una nota di elogio alla famiglia proprietà, ai signori Macrolei, che nel corso del tempo hanno sempre ritenuto importante coinvolgere tutti quelli che sono stati e che sono tutt'oggi collaboratori perché possano sentire l'azienda e sentirsi parte dell'azienda. Dove si trova l'azienda? Ad Osimo, in provincia di Ancona. A provincia di Ancona. E sì. Esiste dal? 1979, quindi quasi 45 anni. Quindi complimenti, evidentemente. Grazie. È un'azienda che ha un'età importante per essere un'azienda italiana e quindi complimenti per chi la gestisce. Assolutamente, assolutamente. Dal punto di vista della sostenibilità, qual è il vostro impegno? Allora, noi abbiamo un impianto di verniciatura a polvere che riteniamo sia molto interessante perché ci permette di fornire un prodotto che è totalmente ecologico, quindi emissioni di solventi zero. Questo ha ovviamente un grosso beneficio nelle aree molto utilizzate, come può essere un ambiente da ufficio, una camera o cameretta per bambino, proprio appunto perché non c'è emissione di solventi. Quindi sono naturali, si può dire? Assolutamente, assolutamente sì, assolutamente sì. Avete dei progetti futuri? Sì, ce ne sono due attualmente in corso, appena avviati. Uno riguarda l'acquisto di un nuovo stabilimento che ci permetterà di avere più spazio, quindi di gestire le commesse in maniera molto più dinamica. Anche qui andremo ad utilizzare macchinari e tecnologie che ci permetteranno di essere più specifici e più pronti a quelle che sono innovativi, certo. Assolutamente innovativi anche alle varie tipologie di commesse che ci vengono richieste.
L'altra riguarda l'introduzione di nuovo software. Questo è uno strumento che permetterà ai nostri tecnici di gestire le commesse in maniera più specifica, con le tante variabili che ci coinvolgono, e quindi comunicare trasversalmente in azienda, in tutti i reparti e con il cliente, al fine di monitorare stati d'avanzamento e appunto gestione delle commesse. Bene, io la ringrazio, è stato molto gentile e in bocca al lupo per il suo lavoro. È stato un gran piacere, buonasera. Buonasera amici, siamo in compagnia del dottor Matteo Poyer, responsabile commerciale dell'azienda STIP. Buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito. Di cosa si occupa la sua azienda? La STIP SRL si occupa di attrezzature per il mondo della fonderia, per attrezzature per il mondo della fibra di carbonio e stampi per la schiumatura. Ah, e quali servizi siete in grado di offrire? Noi offriamo servizi dalla progettazione alla realizzazione dei manufatti, alla finitura, all'assemblaggio, al controllo dimensionale e all'after market, cioè nel senso di dare servizio durante le fasi di pre-partenza per le attrezzature. Il vostro mercato di riferimento qual è? L'Italia? Principalmente Italia, però anche tanto estero. Facciamo Europa, abbiamo fatto Russia, India, Messico, Sudafrica, quindi nei mercati un po' più importanti a livello mondiale. Bene. E quali sono i vostri punti di forza? I nostri punti di forza sono la voglia di fare. Siamo un'azienda come età vecchia, perché l'anno prossimo facciamo 55 anni. Complimenti. È un'età però che questa è dell'azienda, e invece all'interno c'è uno staff di giovani, che è un'età media di 30 anni, che abbiamo voglia e voglia di crescere, voglia di imparare, voglia di mettersi in gioco, di nuove sfide in tutti i settori. Bene. E qual è un po' la storia dell'azienda? STIP è nata dall'idea di tre amici di buttarsi a costruire macchine per il taglio del marmo. Poi sono cresciuti e hanno cambiato, sono entrati nel settore della fonderia, quindi offrendo casse d'anime, modelli per quel mondo lì. E poi negli ultimi anni, con il cambio generazionale, dove siamo entrati... L'azienda è stata fondata da suo padre? Da mio padre, sì. Mio padre e altri tre amici. Uh-huh. Siamo entrati io, mia sorella e mio cognato, quindi comunque un'azienda familiare. Certo. E siamo entrati in altri settori come la fibra di carbonio e la schiumatura, dove lì abbiamo aperto degli altri canali, degli altri settori che ci danno possibilità di diversificare. E quali sono questi canali? Il canale della fibra di carbonio, quindi il settore dove facciamo componenti per l'automotive di lusso, l'aeronautico, l'aerospaziale, le schiumature per sempre automotive o ferroviario. Quindi questo ci permette di diversificare. Diversificare, certo, il vostro lavoro. Avete apportato delle innovazioni negli ultimi anni? Allora, le innovazioni, siamo sempre stati attenti alle innovazioni, inserendo macchine di ultima tecnologia, macchine a 5 assi, per poter realizzare componenti con più complessità. Abbiamo inserito nel nostro comparto degli scanner 3D per il controllo qualità in fase di processo, e quindi questo ci ha permesso di aumentare il nostro livello di qualità. La vostra azienda dove si trova? Si trova a Schio, a Vicenza, in Veneto, e siamo sotto le montagne, quindi siamo ben arieggiati. Ah, bene, bene. Senta, la vostra filosofia aziendale come si può riassumere? La nostra filosofia aziendale è un cercare di migliorare, un miglioramento continuo. Miglioramento continuo che non è solo per il prodotto, ma è sul cercare di migliorare il benessere di tutti i nostri collaboratori che lavorano in azienda, quindi di lavorare bene nel posto di lavoro, trovarsi in bene. In tranquillità, in serenità, in creatività. E certo. Questo è solamente una conseguenza della qualità che poi esprimiamo, certo, ai nostri clienti. Quindi lei è leader in questo senso, cioè fa di tutto per mettere al proprio agio i propri dipendenti, immagino. Assolutamente, no? Assolutamente. Festeggiamo. Cosa fa? Fa delle feste? Cosa fa? Feste, festeggiamo quando spediamo le attrezzature o quando qualche grossa commessa viene finito.
ci apriamo delle buone bottiglie di prosecco. E quindi... mi pare giusto. senta, come si diventa leader nel suo settore? Diventare leader nel nostro settore, ma è una parola difficile, perché noi pensiamo di non essere leader, ma dobbiamo ancora imparare. Se siete quindi, qua, siete leader. Noi abbiamo, come mi ripeto, abbiamo voglia di continuare, quindi ci mettiamo passione in tutto quello che facciamo. Quindi direi che per diventare leader bisogna essere, prima di tutto, non guardare l'orologio. Si lavora sabato, domenica, si lavora continuamente. Cioè, la passione soprattutto, la no? Passione. Cioè, quando uno ha passione non fa fatica a lavorare, no? Perché diventa una sorta di piacere. Assolutamente. No? E questo è un po' il punto su cui bisogna battere, no? Il punto di riferimento per uno che ha passione. Sì. Senta, avete dei progetti futuri? Ma i progetti futuri sono cercare di creare delle relazioni, quindi dei partnership importanti con i nostri clienti e fornitori, perché per crescere hai bisogno sì di un cliente che ti dia lavoro, ma hai bisogno anche di grandi fornitori che ti seguano e ti sorreggono, certo. Questo è il nostro focus. E poi un'altra cosa importante è riuscire ad avere, stiamo cercando di inserire nel nostro processo materiali più green, perché ormai questa parola green anche noi sta a cuore, e quindi stiamo cercando di capire come poter sostituire determinati materiali che sono altamente inquinanti. Prodotti sostenibili, insomma. Sì, sì. Questo è importante. È un nostro focus e una nostra progetti per il futuro. Bene, io le auguro buon lavoro e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Grazie.